Ciao a tutte ragazze, allora oggi video un po' multilivello, stavo dicendo, ma che non c'entra niente come non c'entra niente come parola. Perché? Perché ho acceso la telecamera portando con me una serie di prodotti di cui alcuni sono appena acquistati, quindi vi so dire proprio ben poco. Di alcuni vi posso dare proprio una prima impressione, di alcuni invece ve ne parlo perché anzi ve li voglio inserire volutamente in questo video perché li sto utilizzando da diverso tempo e ne sto andando anche piuttosto orgogliosa e di cui sono piuttosto entusiasta. E andiamo a cominciare, così siamo a capisse, come si dice a Roma. E allora, cominciamo da due regali, di cui una beauty adoption, una delle tante beauty adoption che la mia amica Simon Loves Makeup, con la scusa del vienimi a trovare, in realtà ci dovevamo vedere, mi ha attirato in casa sua e mi ha fatto uscire con tutta una serie di cosine, e tra cui un regalo molto gradito che doveva essere il mio regalo di compleanno, ma siccome non ci vediamo da tempo immemore, questo è stato il mio regalo di compleanno. Questo è il kit di L'Oreal, che contiene appunto questi 6 smalti a olio più una lima. Pensiero della Simo, molto molto gradito, grazie Simo davvero per questo regalo. Purtroppo, guardate, ho le unghie pronte per inaugurare questo kit, avevo anche già scritto a Simo dicendo lo voglio provare domani, ma come vedete sto avendo delle giornate talmente piene che non ho veramente neanche il tempo per fare tante cose, men che meno per mettermi lo smalto, e quindi è già un paio di giorni che le mie unghie stanno aspettando con ansia il momento di poter inaugurare questo kit. Vediamo se riesco a dirvi velocemente le numerazioni. Allora, c'è questo colore, come lo chiamiamo? Questo è un prugna che dalla videocamera vedo più viola, ma è più nella realtà vedo ancora più cupo. Questo è il numero 556. Di questi smalti io ne possedevo solo uno, e che forse vi avevo anche fatto vedere in un video haul, che mi piace tantissimo, e quindi sono molto felice di avere in questo modo, grazie a Simo, rimpolpato la gamma. Perché comunque devo dire che per quello che ho visto di quell'unico smalto che ho, mi è piaciuto, mi stanno piacendo molto. Questo è il numero 552, rosso ciliegia, bellissimo, proprio dei miei preferiti. Qua apriamo la gamma la carrellata dei rossi. Questo è un rosso Ferrari, decisamente rosso Ferrari, molto più caldo, che è il 550. Non vi so dire se questi colori siano colori ancora esistenti anche come colori singoli, o se sono magari dei colori andati fuori produzione o che magari non si possono più reperire. Questo è il 444, che invece è un colore più acceso, che sta a metà tra un corallo e un rosso, è un rosso piuttosto aranciato, e che andrà molto per quest'estate, perché non è un colore che metto in altri momenti dell'anno. Orange Triumph, quindi è decisamente più aranciato, dalla videocamera si vede anche un po' più aranciato di quello che è nella realtà. Questo è un colore invece molto, molto bon ton, un beige rosato, che è il numero 116, e poi un colore trasparente, credo questo proprio utilizzato come classico smalto trasparente, non credo sia né un top coat né una base, ma comunque un trasparente di quelli tranquilli, che è il numero 110. Ecco qua. E questi sono gli smaltini. Grazie ancora Simo per questo pensiero, veramente io men che mai più andavo a pensare a un regalo di compleanno ricevuto a giugno, quindi insomma sono
qua, sono sempre comunque dei regali graditi, comunque grazie ancora Simo. E ringrazio sempre ancora Simo, e qui vado a parlare di uno dei prodotti che sto utilizzando nella routine, che ho immediatamente inserito nella routine nel momento in cui la Simo me lo ha dato. Questo è uno dei prodotti che aveva fatto vedere, ricordo che aveva fatto vedere anche in uno dei suoi video, e della Ibioc, ed è il siero, il tonico siero, cioè questo è praticamente un lo chiama elisir illuminante. In realtà ha proprio una consistenza, ha una consistenza acquosa. Qua dice di applicarlo dopo la detersione, applicato con le dita, picchiettandolo, che è il modo con cui io oramai utilizzo anche i tonici, perché i tonici oramai li utilizzo più così che messi sul dischetto. Come ho detto a Simo, mi sta piacendo questo prodotto perché mi piace la sensazione di comfort che lascia sul viso. Esattamente come il tonico che ho appena terminato, che vedrete in un video di prodotti finiti, non so, che ho già girato ma che non ho ancora caricato, quindi non so se lo vedrete prima o dopo, che ho ancora qui, dell'Occitane, questo qui, che ho utilizzato nello stesso modo, quindi sempre picchiettando, hanno lo stesso difetto, che non so se è una caratteristica del prodotto o è un qualcosa che sbaglio io, nel senso che noto che nel momento in cui lo vado ad applicare si forma una specie di schiumetta sul viso, e quindi non so se questa cosa sia normale oppure no. A parte quello, devo dire che la sensazione mi piace. Io non so se Simona avesse notato la stessa cosa, lei appunto non ci si è trovata splendidamente, da quel che ho capito, con questo prodotto, e quindi mi ha detto: provalo tu, vedi un po' come ti ci trovi. E però devo dire che per tutto il resto, diciamo, è un prodotto che utilizzo volentieri. Poi due prodotti di cui invece vado proprio, che mi stanno entusiasmando a mille, e che veramente comunque mi stanno piacendo tantissimo. In primis lui, ragazze, cioè adesso io non vedevo l'ora di parlarvi di questo prodotto. Anche per questo prodotto io devo ringraziare la Simo, perché è stata lei che me lo ha segnalato e che mi ha detto: appena vai all'Esselunga vai a cercare assolutamente questo prodotto, perché ne vale la pena. E devo dire che ho anche penato per trovarlo, perché dal momento in cui me l'ha detto a quando poi l'ho trovato sono passati i mesi, credo, perché non lo trovavo più. È un prodotto di natura siberica ed è la mousse struccante specifica per occhi. Io ci strucco anche tutto il viso, ma sinceramente, ragazze, io non so cosa contenga questo prodotto, non so che cosa ci sia dentro per far sì che il trucco venga via con una tale facilità. Io ci ho struccato il trucco intenso, cioè chili e chili di mascara con questo vengono via senza fatica. Lo utilizzo sulla pelle quasi asciutta. Se utilizzato sulla pelle quasi asciutta è ancora più incisivo, se no qua dicono di utilizzarlo normalmente sulla pelle inumidita. In ogni caso, io quando poi vado a passare l'eventuale salvietta come, diciamo, ultimo step, o quando vado a asciugare il viso, non trovo più tracce di trucco. Solo forse una volta ho dovuto rimuoverlo ho dovuto poi utilizzare una salvietta in più, perché avevo utilizzato un mascara che mi aveva fatto un po' di grumi, e quindi questi grumi si erano un po' sparsi in giro così, e quindi quello era stato l'unica volta in cui avevo usato poi un prodotto per rifinire, perché magari non era venuto via perfettamente. Però per tutte le altre volte, cioè, ragazze, se lo trovate, accattatevi, perché veramente anche lui
Allora, non so se sì, anche a livello di inci, i prodotti di natura siberica sono dei prodotti di tutto rispetto perché sono al 99% di origine naturale. Qui c'è anche il bollino di una sorta di premio ricevuto al Cosmo Prof di Bologna. Non l'avevo notato, ma questa era un'altra cosa che comunque volevo dire di questo prodotto, che io questi prodotti qua li avevo conosciuti, in anteprima, diciamo, perché avevo anche avuto il piacere di ricevere dei campioni, proprio al Cosmo Prof di Bologna, allo stand di Natura Siberica, dove appunto mi avevano omaggiato di alcuni prodotti. Dopodiché di questa marca, che ovviamente arriva dalla Siberia, non se n'è più sentito parlare perché chiaramente al Cosmo Prof sia occasione di entrare con marchi da tutto il mondo, ma poi di fatto sono prodotti che poi qui è un po' difficile magari trovare perché magari non vengono importati da nessuna parte. Invece ci ha pensato l'Esselunga in questo caso perché all'Esselunga è molto adesso i prodotti di natura siberica sono molto reperibili. Questo scrub di Sephora, questa è la polvere esfoliante. Se ne utilizza veramente poco, cioè è fatto proprio come una sorta di saliera, perché qui ha dei buchi, fuoriesce questa polvere che inizialmente io mescolavo anche al gel detergente e andavo quindi a fare una detersione un po' più, diciamo, un po' più strong, ma non così strong da farci proprio uno scrub vero e proprio. Oppure si può utilizzare da solo, semplicemente sciolto nell'acqua e quindi utilizzato, si viene a formare una specie di schiuma e si passa sul viso. Se lo passate sul viso in umidito, ne fate uno scrub un po' più morbido, un po' più soft. Se invece, come a volte faccio io, lo passate sul viso quasi asciutto, se si fa uno scrub molto più strong, io vado proprio solo a inumidire le mani e vado sul viso quasi asciutto. In ogni caso, devo dire che appunto questi granuli, queste sfere sfolianti fanno una bella azione levigante e la pelle rimane anche bella, bella viva, bella luminosa. Poi ho riacquistato anche di questo prodotto. Per me è stato un amore di ritorno, e mi sono anche lanciata con la taglia grande perché prendevo sempre la piccolina, ma per una volta mi sono anche perché a conti fatti conviene comunque un po' di più. Questo è l'Eau de Beauté di Caudalie che io in questo periodo sto anche utilizzando proprio come fissatore del trucco a trucco ultimato. Mi spruzzo qualche nebulizzata di questo prodotto e devo dire che allora, come fissatore del trucco, beh, agisce piuttosto ho avuto a che fare con, cioè, se voi utilizzate proprio dei fissatori specifici e volete essere sicuri che il vostro trucco duri veramente tutto il giorno, vado direttamente su altri fissatori. Però per un effetto magari un po' più, diciamo, un po' più tranquillo, un po' più non eccessivamente a lunga tenuta, ma per un effetto rinfrescante. Poi oltretutto questo ha una profumazione piuttosto intensa di essenze e di oli essenziali che deve piacere, potrebbe anche non piacere come profumazione. Agisce anche sui pori dilatati, quindi va un po' a restringere i pori dilatati, va a controllare un po' l'aspetto lucido nel corso della giornata, e appunto dà anche un effetto anche lui di luminosità. Anche lui mi piace a livello anche di composizione, mi piacciono le erbe contenute all'interno. Non è propriamente economica, ma per una volta si può fare. E poi, se non ci si vuole buttare con la confezione grande, esiste pur sempre anche la versione più piccina. E poi vi parlo anche di questo rossetto.
che è quello che indosso in questo momento. Si tratta di uno dei rossetti liquidi di Nabla, di cui ovviamente si è fatto un grandissimo parlare, un gran discutere veramente, quindi io mi limiterò in questo video a parlarvi nello specifico di questa colorazione, che era una delle colorazioni che veramente mi incuriosiva di più quando guardavo i video di presentazione di questo prodotto. Il colore in sé è Grande Amore, che è appunto è questo che vedete anche indossato. Allora, cosa devo dire di questi Diva Crime? No, che non sono i Diva Crime, ma sono i... Pensate come sono attiva mentalmente, non mi ricordo neanche come si chiamano, ma voi avete sicuramente capito di cosa andiamo a parlare. Vi dirò una cosa che forse non avete, cioè almeno che io non ho sentito dire in nessun video, ma assolutamente questa è una percezione mia personale, una constatazione mia personale che non ha nulla a che vedere con la performance di questo prodotto, che comunque devo dire che è una performance di tutto rispetto e che a livello di rossetti liquidi credo veramente si tratti del rossetto liquido che meglio tollero sulle labbra, cioè dall'effetto dall'effetto più leggero, dall'effetto piuma, altri che ho a lungo andare si sentono, questo no. Quindi da questo punto di vista sono prodotti veramente degni di nota. La mia constatazione personale che ho visto di tutti i colori visti finora, non sono riuscita a vederli tutti, però di quelli visti finora nessuno finora era come me lo aspettavo, cioè purtroppo i colori misti, cioè quelli che ho visto, me li aspettavo tutti più belli, non perché i colori in sé sono brutti, ma ad esempio in questo caso Grande Amore me lo aspettavo, allora sapevo che si trattava di questo colore molto particolare. Ed è vero, perché è vero che in questo colore c'è del rosso, c'è del rosa, c'è del marroncino, ma è un colore che per me è spento, cioè nel senso non è un colore che utilizzo in questo, che utilizzerei in questo periodo, mentre io me lo aspettavo, semplicemente me lo aspettavo un colore più vivace, più indossabile in questo periodo. Invece lo apprezzo molto di più come colore nella fase autunnale, perché questo marroncino lo smorza molto. Io poi purtroppo ho una telecamera che sbianca tantissimo i colori, quindi quello che vedete sulle labbra e anche sulla mano credo sia anche più chiaro di quello che è nella realtà. È uno dei colori che comunque sto vedendo che alla fine, cioè che non mi sta male come colore in sé, perché comunque è una miscela di colori che comunque io normalmente indosso, ma semplicemente me lo aspettavo un altro colore, me lo aspettavo un colore più vivace, tutto lì. Nulla da dire in linea di massima sulla performance, non l'ho indossato tantissime volte, ma devo dire che quelle poche volte che l'ho indossato, resistenza al pasto buonissima, è vero che lo si può stratificare, ma rimane sempre leggero sulle labbra, cioè non lo andate mai a sentire come fastidioso. L'unica cosa, io che nel mio caso inizio ad avere le labbra un po', non so, che non sono labbra certo di una ventenne, quindi iniziano magari anche un po' a segnarsi come labbra, è un tipo di prodotto, ma come tutti i rossetti liquidi ad effetto matte, è un tipo di prodotto che tende a mettere in risalto i segni proprio delle labbra. Io non ho i codici a barre, cioè io non ho il contorno labbra molto segnato, non ho appunto le classiche pieghette, però ho comunque delle labbra che di per sé non sono più liscissime, e questi tipi di prodotto inevitabilmente tendono un po' a mettere in risalto
le pieghe, le pieghe anche proprio delle labbra in sé, e non è un effetto che mi piace tantissimo. Magari a volte preferisco smorzarlo con magari un velo di anche solo di gloss o anche di burro cacao, o ancora meglio andando proprio a fare un impacco di un buon burro labbra o il lip glow di Dior, che è molto, che in questo senso è molto diciamo crea una base per andare proprio a levigare e ad ammorbidire le labbra. E questo è il grande amore di Nabla. E bene, allora ragazze, io termino qui per il momento, perché avevo altri prodotti da farvi vedere, ma è un video haul di cui magari vi parlo in un secondo momento, perché anche lì ci sono delle cose che ho comprato da poco e che sto provando, e quindi magari ve ne andrò a parlare con un po' più di cognizione di causa, magari da qui a qualche video. Io vi do un grande bacio e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!